Buongiorno a tutti, siamo nuovamente qui con un altro video. Oggi andiamo ad aprire un pacchetto che mi è arrivato. È sempre una collaborazione che sto facendo con questa azienda, diciamo cinese. Vende solamente su Amazon, al contrario di altri che vendono un po' in vari siti. Andiamo ad aprirlo insieme. È un prodotto campione, quindi andremo a vedere se ha difetti. In generale non dovrebbe averli. Ok, il prodotto e la marca sono questi qui, spero che si possa vedere a video. Questo è il prodotto. All'interno ci sono due auricolari Bluetooth. Andiamo ad aprire, vediamo tutti gli accessori così li guardiamo un pochino insieme. È un'azienda che mi ha chiesto se volevo provare il loro prodotto, io gli ho detto che ero interessato. Guardiamo dentro il contenitore cosa c'è. C'è il manuale di istruzioni molto chiaro in che lingua è, ma c'è anche l'italiano. Allora, c'è francese, tedesco, italiano, spagnolo. Questa qua non so che lingua sia, non c'è l'inglese, che è una cosa molto strana. Non c'è l'inglese, ci sono 5-6 lingue, ma non c'è l'inglese. Allora, queste cuffie, diciamo, Bluetooth, hanno un gommino in plastica che può essere intercambiato a seconda del vostro orecchio. Ci sono tre misure diverse. C'è il loro fermo, che andiamo a provare ad inserirlo. Eccolo qua. Cioè, diventa così. Molto comodo, ma secondo me ci sta anche senza. Sì, potete usarlo sia con che senza, diciamo, supporto. La comodità di questa base, così chiamata, è la possibilità di collegare il cavetto direttamente al PC o a un qualsiasi caricabatterie, come quello che vi ho fatto vedere in precedenza, con connessione USB. Praticamente questo supporto va a caricare gli auricolari senza però questa gommina qua, se no non ci sta. Facciamo così, che facciamo prima. Una volta appoggiati all'interno, loro si caricano. Proviamo ad accenderli, vediamo se riusciamo a capire subito come funzionano e soprattutto se sono carichi. Allora, guardiamo il manuale. Prendiamo il telefono, così proviamo a connettere il Bluetooth e vediamo se la cosa funziona. Allora, questi sono gli auricolari, abbiamo preso fuori il telefono come vi faccio vedere. Tenendo premuto il pulsantino inizierà ad accendere. Io lo faccio vedere anche. Si accende la lucina, prima rossa e poi rossa blu lampeggiante. Vediamo se lo fa. Si accende la lucina, che non riesco a farvela vedere in telecamera perché è microscopica. Comunque, se tenete premuto si accende la lucina rossa e poi diventa rossa blu lampeggiante in tutti e due. Lo facciamo in uno, se no non riesco a sentire mentre parlo. Andiamo a cercare il Bluetooth, andiamo nell'applicazione, accendiamo il Bluetooth sul telefono. L'applicazione, il Bluetooth si chiama K5, c'è proprio scritto qui nelle istruzioni. Abbiamo connesso e adesso si illumina con una lucina blu. Cerco di farvela vedere, ma se non si vedeva secondo me quella rossa non si vede neanche questa qua blu. Dunque, andiamo a provare a sentire la musica.
Adesso dovete andare un po' a fiducia, perché non potendovela far sentire a voi, e visto che la posso sentire solo io, andiamo a metterci una canzone. L'audio è buono, potete andare a regolare il volume dal telefono. Sì, è molto buono l'audio, anche se non li ho messi tutti e due, ma così riusciamo a sentire. Bene, allora, questa è una cosa che spegniamo così riusciamo a sentire. Allora, se utilizziamo una sola cuffia, o la destra o la sinistra, non importa, potete utilizzare la cuffia anche per connetterla al Bluetooth e utilizzarla per le chiamate. Se le inserite e le accendete tutte e due, invece fa solo da musica. È molto comodo, secondo me funziona molto bene. È calamitato, quindi non avete neanche il problema che fuoriesce dalla base. Non riesco a farvi sentire l'audio, comunque l'audio è veramente di qualità. Se lo teniamo premuto si vanno a spegnere. Li potete collegare al computer per ricaricarli. La durata, da quello che mi hanno detto, è circa mezza giornata se usati in maniera costante, o un giorno e mezzo se usato, diciamo, alternato. Secondo me è un ottimo prodotto. Il supporto è molto simpatico, è calamitato come vi stavo dicendo prima, può essere adattato a qualunque tipo di orecchia perché avete un sacco di accessori. La produzione è plastica, però è realizzata bene, con cura, produzione cinese come vi ho detto già prima. Si può avere anche tutto nero, questa è la versione rossa, me l'hanno fatta scegliere, c'è la versione tutta nera, la versione in colore argento o quella, diciamo, bianca o quella rossa. Arriverà anche la bianca e la blu, ma in futuro, non al momento. Anche per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto. So che non sono ancora molto esperto in queste video recensioni, però piano piano che ne faccio sempre di più, spero di essere sempre migliore per voi. Riproviamo a rimettere dentro tutto, così non ce la farò mai. Comunque non lo volevo far vedere meglio, ve lo faccio così, guardate, guardate quanto sono belli. Anche per oggi è tutto, buona giornata, ciao e a un prossimo video.